Eccoci di nuovo in studio, cominciamo con l'intervista a Cristina Bragaglia, curatrice della mostra di 100 anni di giochi e giocattoli che si tiene a Villa Coronini a Gorizia. Amore che dai, per quel che riguarda il maestro, come deve dire definito Franco Battiato. Lo abbiamo detto nella finestra di questa mattina, all'inizio di questo programma, che oggi parleremo di giocattoli, o meglio, di una mostra sui giocattoli. A parlare di questa cosa, di questa bella iniziativa, francamente a me piace molto. Cristina Bragaglia, buongiorno. Buongiorno a te. Cristina Bragaglia, Fondazione di Palazzo Coronini Cromberg, in questo caso curatrice della mostra, vero? Sì. Che mostra? È una mostra sui giocattoli. Si chiama, intitolata 100 anni di giochi e giocattoli. Di cosa si vede in questa mostra? Beh, si possono vedere tanti giocattoli compresi tra la metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento e all'incirca agli anni 60 del Novecento, giocattoli di tutti i tipi, giocattoli di legno, giocattoli di latta, soldatini, non la PlayStation allora? No, anzi un mondo di giocattoli molto lontano probabilmente da quello che da quelli che sono i giochi oggi dei bambini, e per quanto sia rivolta anche ai bambini, è una mostra che affascinerà soprattutto gli adulti che ritroveranno i giochi della propria infanzia. 100 anni di giocattoli nel vero senso della parola, diciamo inizio, fine, sì, perché diciamo che l'arco cronologico coperto è all'incirca di un secolo. Quindi si arriva agli anni 60-70, sì, esatto. In grosso modo. L'idea nasce da che cosa? L'idea ci è stata proposta da una persona che ha collaborato anche in altre occasioni con la Fondazione Coronini, Fabio Zucconi, che è un collezionista che possiede una interessante collezione di giocattoli, e questa sua collezione ha costituito il nucleo iniziale della mostra, che poi noi abbiamo in qualche modo allargato, cercando di coinvolgere alcune importanti istituzioni museali della nostra regione, che sono il Museo di Guerra per la Pace Diego d'Enriquez di Trieste, il Museo Civico delle Carrozze d'epoca di Cotroipo, Museo della Vita Contadina Ciase Coccelli di Fagagna. Io ho qua in mano il catalogo, vedo diciamo dei giocattoli a me anche familiari, ma comunque anche cose possiamo dire datate, ma di una genialità per l'epoca non da poco. Apriamo una parentesi, magari dopo negli altri blocchi ne parleremo. Si parla di una dei giocattoli prodotti a Fagagna. Sì. Vediamo questa storia, sì, che è interessante. Questa è stata, devo dire, una scoperta curiosa e molto affascinante, perché dietro a questi giocattoli c'è una storia, la storia di una figura femminile di grande carisma, che fu Cora Slocomb, una signora di origine americana che aveva sposato il conte di Brattassa Borgnana e che si impegnò attivamente per creare delle attività lavorative per le donne di Fagagna. Fondò quindi una scuola Merletti, una scuola di produzione di Merletti, e poi anche un laboratorio per la produzione di giocattoli. E per questo laboratorio si impegnò personalmente, andando in Germania, cercando, portando con sé modelli presi dalle più importanti fabbriche tedesche, soprattutto di bambole, e poi cercò di riprodurre personalmente questi modelli, dando così inizio alla produzione di giocattoli. Infatti in mostra si può anche ammirare un prototipo che porta proprio il suo monogramma, un prototipo di bambola. C'era giocattoli bambole in questo caso? Bambole, e il laboratorio produceva bambole e anche pupazzi di pezza e di peluche. Chiudiamo questo blocco con una cosa magari ovvia, ma che lo spieghiamo, la divisione dei giocattoli. Sì, diciamo che oggi la PlayStation non è né per maschi né per femmine, no, per tutti. Esatto, anche un tempo c'erano giochi che comunque affascinavano ed erano utilizzati sia da maschi che da femmine, giochi ad esempio da tavolo, giochi di percorso come il gioco dell'oca, che anche sono hanno una sezione all'interno della mostra, però chiaramente c'era una suddivisione, come in parte c'è ancora oggi, tra i giochi maschili e i giochi femminili. I maschietti ovviamente prediligevano i soldatini e i giochi legati alla guerra, perché purtroppo possiamo dire che la guerra fino a
qualche decennio fa per l'Europa fino alla seconda guerra mondiale ha costituito una realtà praticamente onnipresente, costante, e quindi era anche un modo per preparare i bambini a quella che c'era la coscrizione obbligatoria, quindi il gioco della guerra era in qualche modo una preparazione a quello che avrebbero dovuto fare da adulti nella vita. Chiudiamo questa cosa velocemente, gli orari della mostra e dopo ne riparleremo. Sì, ancora la mostra è aperta tutti i giorni tranne lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Stiamo parlando naturalmente di Palazzo Cronini Cronberg. E adesso vediamo un pezzettino del filmato che si trova nella mostra e che rende l'idea di quello che è questo evento dei giocattoli. Allora ricordo, 100 anni di giochi e giocattoli, un viaggio attraverso la fantasia e il divertimento in un secolo di storia. La mostra si trova presso la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg a Gorizia, Viale 20 Settembre, www.coronini.it per avere delle informazioni. Sappiate una cosa interessante, la visita guidata la domenica pomeriggio è gratuita, perché potete farvi raccontare o da Cristina o da altre persone, vediamo chi ci sarà, quello che è stata la storia del giocattolo, e in realtà il giocattolo è stata parte della nostra vita. Grazie Cristina, grazie alla Fondazione Coronini Cronberg per aver organizzato questa cosa. Quando ci sono altre cose noi ci vediamo, va bene? Ci conto, grazie. Va bene, grazie. È tutto per oggi, appuntamento a martedì prossimo alle ore 19:15 ancora con un'altra puntata di Parliamone Online. Ciao!